metà della seconda settimana di preparazione con Michele Fedrizzi per fare un po' il punto della situazione. Stai sudando tanto, lo vediamo dalle magliette intrise di sudore, però credo che si stia lavorando bene, no? Sì, assolutamente. Abbiamo iniziato questa settimana a saltare, sia ieri che oggi abbiamo fatto un allenamento abbastanza pesante, intenso, che però pesante per il fatto che la preparazione comprende anche tante sedute di pesi di atletica e piscina, quindi la parte fisica sta venendo messa sotto a dura prova. Era da qualche anno tu che non testavi gli allenamenti di Rado Stoicevic, cioè come l'hai ritrovato dopo tanti anni? Tu nell'ultimo anno che sei stato a Trento con lui, era il 2010, adesso sono passati 4 anni, sei cresciuto tu, magari è cresciuto anche lui dal punto di vista dei carichi di lavoro. È stata un'esperienza diversa, nel 2010 ero molto più giovane, adesso mi sento cresciuto, quindi anche gli allenamenti che mi sembravano impossibili magari 4 anni fa, ora sono cose, sono molto più alla mia portata, quindi sono contento che Rado ci metta sotto pressione fin dall'inizio. Mi sembra anche che ti stia richiamando, vuole vederti al massimo caricato già adesso, che comunque manca ancora più di un mese e mezzo al campionato. Sì, so che ha voluto la mia presenza anche quest'anno, quindi sono contento di questo, sono contento che mi richiami, mi serve un allenatore per crescere che mi rompa le scatole, diciamo, su qualsiasi cosa, dalla più banale alla più dalle cose più banali alle cose più difficili, quindi sono contento che lui lo faccia, insomma. Adesso si procede con un'altra metà settimana di lavoro intenso, aiuta a tornare a schiacciare per un giocatore come te, per ritrovarsi anche dal punto di vista mentale? Ma sicuramente l'attacco è uno dei miei punti forti, quindi non posso essere che contento di riprendere a schiacciare. E la forma fisica ancora un po' manca, come ho detto prima, quindi un po' mi sento sottotono, però ancora qualche settimana sono convinto che tutti quanti torneremo in perfetta forma. E manca ancora quasi un mese praticamente alla prima amichevole, quindi sai che fino ad adesso ci sarà più da lavorare che da divertirsi, tra virgolette. Sì, esatto, ancora tanto da lavorare, ma è quello che ci serve, è quello per cui è stata fatta esiste la preparazione, lavorare in vista dei primi impegni, quindi lavoriamo sodo che poi i momenti per vedere i risultati del nostro allenamento arriveranno. È vero, siete ancora in 7 giocatori, però l'idea di gruppo di spogliatoio sta già nascendo? Beh, personalmente parlando, parecchi giocatori li conoscevo già, l'unico ingresso è stato quello di Martin, di Nemec, che però mi sembra un ragazzo molto in gamba, molto simpatico alla mano, quindi si è già instaurato un bel rapporto.